Se volete fare facilmente cassa con le scommesse sportive, Maestro 2.0 è quello che fa per voi. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. Mario Rui. Mario Sgrulli. Mario Sgrulli? No, Mario Sgrulli non c'entra niente. Mario Rui se ne sta o è già partito per Napoli, destinazione Napoli, e quindi ci avevo... Un terzino di meno, ormai ogni anno noi se rifamo un look sui terzini, la pioppiamo a destra e manca. Ma riusciremo a trovare due terzini come se deve, che ci rimangono per una decina d'anni, come fu con Candelà e Cafu che ci fecero vince? Penso proprio. Che ci fecero vince? Ho scudetto. Basta, vabbè, già è tanto, insomma. Ha detto niente. Ne vogliamo parlare dopo la sigla, perché io so già chi prenderemo al posto di Mario Rui. Sì, ti piacerebbe. Te lo faccio sapere, guarda, mo me faccio un attimo mente locale e poi te lo dico. Vabbè, andiamo bene. La sigla prima, va. Che è sta roba, mo? Ma che ne so, per non sbattere le mani? Ah, dici perché? Perché a una certa ora poi si incavolano. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ma che c'è? Ma c'hai problemi? Per stare lì sopra la cena. La cena? La cena. Non è che l'ultima la cena. Faccia la no. telecamera? No, tranquilli. Va bene. Siamo tornati con questo nuovo video perché appunto Mario Rui, con molta probabilità, in questo momento che facciamo il video, non è ancora ufficiale al 100%, ma sicuramente, cioè, ormai ci abbiamo messo una croce. No, ormai è sicuro. No, le zanzare, no? No, ormai è sicuro che Mario Rui andrà a Napoli per una cifra intorno ai 10 milioni, se non ho capito male. Non ho capito, sì, poi alla fine si accordano per qualche bonus in più, una cosa e un'altra. Però insomma... Ma quello che conta è che noi abbiamo un terzino di meno, che comunque è stato parecchio sfortunato, che lo avevamo preso dall'Empoli. A me dispiace tantissimo. Allora guarda, dall'Empoli De Sarri l'avevamo preso. Sì. E appunto va a Napoli perché ritrova il suo allenatore, da cui aveva parecchia fiducia. Assolutamente sì. C'è da dire che la scorsa stagione è stata parecchio sfortunata da Mario Rui. È stata sfortunata, ma proprio dall'inizio, perché si è infortunato subito appena comprato, ha fatto dopo pochi giorni si è infortunato, ecco, e quindi in cavolo, praticamente doveva essere il punto cardine della Roma, perché comunque Mario Rui e Emerson Parmieri, proprio romano di Roma. Cioè partiva molto avanti nelle gerarchie Mario Rui. Ma che stai a scherzare? Cioè, ma Mario Rui proprio partiva avanti. 100 volte avanti. E poi invece purtroppo con l'infortunio di Mario Rui eccetera eccetera, Emerson per fortuna, dopo che aveva fatto una partenza schifosa, scandalosa. Ti ricordi Roma-Porto, stavamo allo stadio preliminari dei Champions. Lasciamo perdere. Abbiamo fatto il video, se volete andarlo a guardare, Roma-Porto siamo incazzati neri. Cercatelo, perché veramente stavamo allo stadio. E quindi Emerson si è ripreso, quindi comunque è riuscito a sostituire in qualche maniera Mario Rui. Sì. Però comunque quando è rientrato ha dato sempre quell'impressione che ci mancava sempre qualcosa. Forse un po' di fiducia, forse un po' il ritmo, potevano mancare tante dopo cose. L'infortunio è normale che poi aver paura, anche perché non solo paura dei contrasti, ma anche paura del fatto che comunque stai perdendo o hai perso il posto da titolare. Sì. Perché Palmieri aveva cominciato a giocare bene, ma Spalletti, diciamoci la verità, secondo me non l'ha mai visto come giocatore Mario Rui. No, era pure una questione di fiducia allenatore. Ma perché ormai lui era quasi convinto, era convintissimo di Emerson Palmieri. E quindi dice, per non sconvolgere troppo gli equilibri di squadra, a sto punto tengo Emerson, ma e lui lo tengo come rincalzo, lo centellino, come si suol dire. E quindi Mario ha fatto quello che ha fatto, quel poco che ha fatto, diciamo che non è stato tutto sto granché. Ma qua ritorno al discorso che secondo me, quando un giocatore non sente la fiducia dell'allenatore, la prestazione ne potrebbe risentire inevitabilmente. Quindi diciamo che sto divorzio è stato abbastanza inesorabile. Peccato. E sicuramente io ci credevo tanto a Mario. Io pure. Ma sicuramente Di Francesco però ha dato il via libera, ha dato il nulla osta, perché se ne sta andando un'altra volta la voce, puntano sicuramente a qualcun altro. Ma il problema punteranno è che abbiamo Mario Rui infortunato e che bisogna sbrigarsi. Sì, ho detto Mario Rui, perfetto. Vabbè, pure quello stava sempre appunto. E va bene, e quindi dobbiamo sostituirlo a dovere, ma nel giro di poco, perché il ritiro a Roma è arrivato. E quindi spero che trovino al più presto un nuovo terzino sinistro, perché comunque Emerson Palmieri rotto, tu c'hai un buco sull'altra parte. Chi abbiamo là che è adattabile? Nessuno. Juan Jesus fa a destra. Juan Jesus fa a sinistra. Sì, vabbè, ma quello ma secondo non me fa però, terzino. Te dica la verità, no, infatti Di Francesco non ce lo potrebbe vedere. Cioè serve per esigenza.
senza Mo c'è andato a comprare Peluso dal Sassuolo, no? Come Peluso? Peluso al Sassuolo? Sì, e che c'entra? Io non ho mai sentito l'obiettivo. Tutti quelli del Sassuolo. Bravo. Ok, visto c'è stato, insomma. Ma che te devo dire? Vabbè, comunque sia, io personalmente, tu dici che ti dispiace, a me dispiace. Ma io vi dico la verità, a inizio anno, quando arrivò l'acquisto di Mario Rui, dissi, questo è veramente un bel giocatore, perché a Empoli aveva fatto un'annata di quelle esagerate. Poi col senno di poi, purtroppo, se le cose vanno male nella tua squadra, è ovvio che la valutazione del giocatore che tu c'hai varia. In questo caso è negativo, a me è scesa proprio sotto le scarpe. Ma sinceramente io avrei provato a tenerlo, anche se comunque come rincalzo, come titolare. Certo, perché ormai ce l'avevi, comunque conosce l'ambiente, perché si è fatto un anno, al di là che ci ha avuto infortuni e problemi vari, però un anno l'ha fatto. Poteva essere un ottimo rincalzo nel caso in cui Emerson Palmieri comunque dovesse rientrare più in là, e gli davi effettivamente la possibilità di provarlo. Cioè dici, ho fatto questo acquisto, fatemelo provare, fatemelo vedere com'è. Comunque a Empoli qualcosa l'aveva fatto vedere. Quindi io sono sempre del parere che se uno fa vedere determinate cose, non è che diventa stupido e se impippa tutto insieme. C'è qualcosa a livello mentale che ti blocca, o a livello fisico nel caso dell'infortunio da cui non hai recuperato. I Turpe Docet. Mamma mia, che mi hai fatto ricordare? Perché mi devi far ricordare queste cose così aberranti che mi fanno? Che poi si capisce che questo dovrebbe essere nostro, perché nessuno lo riscatta. Mamma mia, ci potremmo fare un video a parte su quel discorso. Ma comunque sia, ci fate sapere che ne pensate nei commenti. Mi sono scordato di chiedere una cosa: secondo te la Roma reinvestirà totalmente quello che ha ricavato da Mario Rui, o aggiungerà altro patrimonio per cercare qualche terzino ancora più costoso e ancora più affidabile, o si affiderà direttamente a Palmieri e prenderà qualcosa tipo 3 milioni di euro da Erficarello United? No, non proprio così, però penso reinvestirà la cifra che ha preso da Mario Rui, e sta a fare confonde, e troveranno un sostituto di pari livello, perché comunque Emerson è infortunato, sarà il titolare, quello sicuramente. Però ci serve qualcun altro che lo gestisce fino a quando non rientrerà dall'infortunio. Anche perché e non deve essere uno scalzone. Abbiamo tre competizioni, ma la paura mia è che arriva Monchi e dice, con 4 milioni di euro appunto prendiamo il nuovo talento 19enne Pirlantes e vediamo quello che succede. 4 milioni di euro no, però penso una decina di milioni. Non dico un giocatore tipo Karsdorp, però uno che possa essere simile, ovviamente. E fu così che comprammo un giocatore di quelli esagerati a 3 milioni di euro alla Marquinhos, che comprammo a 4 milioni e rivendiamo a 97 miliardi di euro. No, sì, ma sì, a questo punto preferisco non venderlo e tenerlo, ma se vale tanto sappiamo che potrebbe succedere. Purtroppo sì. Ci fate sapere che ne pensate nei commenti di questa situazione. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Obiettivi per la Roma sulla fascia sinistra? Cioè, scrivete qualche nome. Qualche consiglio, che io chiamo immediatamente James Pallotta. Che Spallotta? Ah, tu vai direttamente con Pallotta. Diretto, io vado diretto, non chiamo Monchi, io vado diretto, proprio filo diretto con Pallotta. Filo diretto. Diretto, quello mi sente e mi compra tutto quello che dico io. Perfetto. Bella.